Ok, dovremmo esserci, vediamo un pochino, vediamo se funziona tutto. Se c'è qualcuno, siete tutti in vacanza. Ah, vediamo, vediamo. Vediamo un po' se funziona tutto, fateci sapere se ci vedete e ci sentite, vedo che si stanno connettendo le prime persone. Ci vedete, ci sentite? Eli, provo a parlare di qualcosa. Ciao! Ok. Tutto bene? Ci siete? Siete pronte? Aspettate che tolgo anch'io l'audio, se no la Ele mi sgrida. Ok, stanno arrivando. Ok, ciao Ciao, ciao. bellissime, quindi Wow. sì, ci vedono bene. Sì, esatto. Meravigliose! Ok. Ok, allora, ben ritrovati in questo nuovo Brand Day con la nostra Elisa di Didut. E ovviamente parleremo appunto di brand, quindi anche di come promuoversi meglio online, presentarsi online e ovviamente di come anche avere un logo adatto, un'immagine adatta, insomma tutte le cose che riguardano il brand. Inizieremo rispondendo alle domande che ci avete inviato negli ultimi giorni sui vari canali social e poi ovviamente inizieremo a rispondere alle vostre domande in diretta come al solito, quindi se ne avete iniziate già adesso a scriverle che dopo le faccio alla nostra Elisa. Quindi saluta intanto Elisa che prende fuori le domande. Ciao, intanto diciamo alla Monica Tognoni fuori, perché ha detto già rido. Cosa ridi? Cosa c'è da ridere? Non lo so io. Allora, io vi comunico, chi mi segue lo sa che in questo momento sono fuori Milano, quindi ho la connessione che è un pochettino ballerina, sono a Miami Beach. E niente, quindi se in dei momenti mi vedete un pochettino strana, più del solito, intendo, è perché magari non sento bene, non va la connessione o mi sono persa qualcosa. Quindi ci siamo sul pezzo, vediamo. Ciao Lisa, ciao Silvia, ciao cari! Ciao Alessia con mille cuoricini. Oh, ci siamo, ce ne sono un po'. Oh, Ok, c'è anche la Fede, la Jumping, ci siamo. perfetto. Quindi iniziamo dalle vostre domande. Sì, allora E se prima. ne... No, dimmi. Parli tu, parlo io. D'accordo, iniziare dalle loro domande, poi magari vi faccio un piccolo... Vai con la tua prima domanda, Ele, quella che, di Valentina. Ok, sì, allora Valentina dice, nella foto profilo, meglio logo o foto personale? Allora, per questo non c'è in realtà una risposta universale. C'è da dire che sicuramente se hai un logo che è un'identità professionale, ben fatto, studiato, vale la pena usarlo e potrebbe essere una buona idea inserirlo nell'immagine profilo. Se però hai un logo che è un'immagine, intanto mi arrivano le giustifiche, Tissi mi dice, però oggi mi giustifico, va bene, ti aspetto più tardi. E stavo dicendo che comunque se hai un'immagine che è un'illustrazione, presa dal web, l'ho trovata su Pinterest, ho scritto io con la zampa del gatto, una bella foto ed è bello farsi vedere. Un'altra cosa importante è valutare quanto siete timide, perché comunque il brand, la brand identity passa prima di tutto da voi e quindi se siete delle persone riservate, dubito che avrete tutto un feed su Instagram e tutti i post sul vostro Facebook che parlano col vostro faccione piuttosto che vi fate vedere. Quindi magari vale la pena far sapere attraverso quell'unica immagine profilo che esistete, che siete fatte di carne ossicina, quindi sta un po' a voi, nel senso se avete il coraggio di presentarvi e mettere la faccia ogni tanto, potete anche mettere un bel logo se c'è un bel logo. Se invece no, oddio, mi viene l'ansia, allora una bella foto, e qua faccio riferimento alla mia amica Paola Torre, che una bella foto che sia poi carina anche quando diventa quella microscopica pallina su Instagram, perché comunque sono davvero piccoline. Quindi una bella foto accattivante che vi rappresenta ancora una volta, che parla di voi, del vostro mondo, di quello che volete far passare sul vostro social, e va benissimo così. Lisa Davi, ok, cambio subito foto profilo. Beccata la prima. Molto bene. E la prima l'abbiamo già incastrata. Bello questo fondo verdolino che Sì, ho, eh? l'ho No, non è male. Ah. fatto apposta. Va bene, prendetemi così oggi. Mi sbatte un po'.
Allora, poi passiamo sì. alla domanda di Valentina Baule di Pezza che mi dice: magari avessi un logo. Non ho un logo. Ora, questo è un messaggio per tutte coloro che attualmente sono senza logo. Non pasticciate. Non chiedete a mio cugino, perché sennò vengo lì e parte il mega cazziatone con amore. A mio cugino lasciategli fare il suo lavoro, anche se è stagista grafico, sta imparando, si cimenta, fa bene col PC, lavora col Mac. No, cugino non lo vogliamo. Quindi non pasticciate, se non avete un logo, usate altro. Va benissimo una vostra foto, va benissimo il nome scritto semplice, va benissimo un colore, va benissimo la qualunque. Non arrangiate loghi a caso. Quindi il baule di pezza Valentina che non ha un logo, bene, facciamolo insieme. Come voi sapete, oltretutto il discorso brand identity con me si parte dall'inizio, si lavora per step fino ad arrivare anche alla creazione di quella che è la vostra immagine visiva, la vostra identità visiva. Quindi non un contenitore vuoto, ma un'immagine che parla, e non un'illustrazione, scusate, ma mi stavo incartando da sola, un'immagine che parla di voi, che non è mi sa che abbiamo perso l'Elisa. Un'illustrazione. Aspetta. Se vuoi, mi mandi una bella me e ne parliamo a luglio, gli ultimissimi. Questo bene si fa a causa. Quindi agosto non ci siamo. Poi passo alla. Se intanto avete. Valentina Proietti, grazie mille. Infatti, da quando ho tolto il pseudologo fatto dall'amico del cugino. Proprio il top. E ho messo la mia foto, è andata meglio. Brava Vale, proud of you. Lilli Costa, allora io metto, sì Lilli, una bella foto tua, sì, in assenza di un logo fatto bene, che vi precede, che parla di voi anche in vostra assenza, un bel primo piano, come volete, anche mezzo, anche, basta che parli di voi, basta che vi rappresenti e rappresenti il vostro mood. Io intanto leggo qualcosa, Luisa, io ho un bel logo, le sfere di... Ciao Lu, brava, tu usalo, il tuo è assolutamente natalizio, adesso mi viene in mente il tuo logo tutto sbrilluccichini, usatelo quando avete un bel logo professionale, soprattutto se fatto dalla sottoscritta, usatelo! No, scherzo. Valentina ride intanto. Allora, passo intanto alla Francesca. Francesca è una psicoterapeuta. E mi dice: non ho un naming, nel senso che lei in qualità di psicoterapeuta ovviamente usa nome e cognome. Vi dico ovviamente perché è parecchio diffuso all'interno di queste categorie merceologiche l'utilizzo del nome e cognome. Perché? Perché da sempre il medico, quindi lo psicoterapeuta, eventualmente l'avvocato, tutte quelle diciamo professioni si sono sempre identificate con nome e cognome. Cosa c'è di meglio del nome e cognome? Francesca, nel tuo caso mi sento di dirti prima di tutto se stai bene nel tuo nome e cognome anche per quanto riguarda la tua promozione sui vari social, quindi diciamo la promozione 3.0, 4.0, come la possiamo chiamare, Ele? Ormai siamo veramente... 2.0 è vecchissimo, sì, quindi sì, i millennial ci mangiano in testa, quindi ormai siamo 5.0 facciamo. Sì. Fra, di base ti direi, la prima domanda che ti devi fare, siccome siamo all'interno di una categoria specifica, quello dello psicoterapeuta, quindi all'interno di un campo medicale, di sostegno scientifico, io ti direi, se stai bene nel tuo nome e cognome, continua a portarlo avanti. Se invece senti che inizi ad avere un po', non lo so, ti senti stretta o comunque vorresti esprimere altro, allora ti dico sì, naming assolutamente. Nel caso in cui
tu volessi continuare a chiamarti Francesca Albore, nome e cognome, io ti suggerirei di lavorare a fondo su quello che è il tuo payoff, perché anche all'interno di una professione così come la tua, che comunque è un mix tra lo scientifico e l'empatico, perché io penso che lo psicoterapeuta prima di tutto passa da proprio dall'empatia, dalla capacità di creare un legame forte, potrebbe esserti molto 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 d'aiuto lavorare su quello che è il tuo payoff, perché psicoterapeuta è tanto tanto un mondo, non voglio dire che è come handmade con amore, però racchiude tantissimo. Lo psicoterapeuta ti può aiutare in tantissimi campi, tutti forse, e quindi magari il tuo payoff lo rendi più specifico per te, specifico per quello che vuoi essere, in che cosa vuoi essere d'aiuto, che cosa vuoi, diciamo, portare avanti all'interno della tua comunicazione. Il payoff potrebbe essere quel valido compromesso tra il tuo naming e la tua mission, bella con la vision bella chiara, unica, memorabile, e quindi potresti trovare questo compromesso, sempre che nome e cognome ti stiano bene, perché se senti che sono un po' strettine, allora io ti consiglio di lavorare anche sul naming. E aiutami se c'è qualche domanda che magari me la perdo, perché in questo momento c'ho il monitor frizzato, quindi tutto allora, bene? Finora tutto bene, tutto bene. Non c'è niente. Ok. Ok, perfetto. Allora possiamo passare alla domanda di Valentina. Valentina mi chiede, che Valentina, la luna di zucchero, mi dice: non riesco a trovare un payoff. Chi si ricorda quali sono le caratteristiche del payoff? Ci abbiamo fatto, forza con i commenti, su, su, sbloccatemi questa schermata ferma e fissa. Allora, Valentina della luna di zucchero, assolutamente con il mio happy percorso, no, a parte ovviamente chiedere, Angela Giulia, ciao! A parte ovviamente sapere che io sono a disposizione per darvi una mano, e poi insieme faremo un piccolo recap degli aspetti che compongono una brand identity, proprio per aiutarvi a capire in quale punto siete. Quello che voglio dire a Valentina, la luna di zucchero, è che il payoff va studiato in un certo modo. No cuore, no amore, no handmade. E questo ormai lo sapete, perché sono tutti aspetti molto belli, molto passionali, molto importanti, ma che non vi distinguono all'interno degli artigiani del web, perché tutti lavorano con amore, tutti lavorano con passione, tutti lavorano con cuore. Quindi non ti fa scrivere che la luna di zucchero handmade con amore potrebbe essere anche il pan di zucchero o luna di stelle, che non cambierebbe assolutamente niente. Quindi parlaci di te, quindi approfondire. Brava, guarda la fede, breve, coerente, facile da ricordare. Bravissima. 10 minuti di applausi. Bravissima, yes, yes. Vedete che gli happy test funzionano, funzionano. La fede è super. Empatico, evocativo. Ragazzi, siamo avanti. Invece c'è Lisa che chiede: non so cosa si intende per payoff. Scusa? Allora, il payoff è quella, chiamiamola in gergo semplice, per farla semplice, quella frasetta che accompagna il vostro naming. La maggior parte delle artigiane che ho incontrato in questi anni hanno handmade con amore, ma tantissime. Mentre sarebbe più opportuno lavorare, ci sono due possibilità, era Lisa che me lo chiedeva, sì, due possibilità. Una è un payoff di tipo descrittivo, e quindi mi viene in mente, non so, Pinco Palla, illustratrice per bambini. Illustratrice per bambini è assolutamente descrittivo, è un payoff che non si sbilancia, però ti dice esattamente in quale categoria merceologica Pinco Palla sta operando, ok? Evocativo è l'altra,
la tua faccia sul payoff. Evocativo è l'altra faccia della medaglia, quella che io sostengo un po' di più perché fa passare di più di voi, però non è assolutamente un discorso trasversale per tutti, perché dipende molto da chi siete voi, e mi viene in mente Elena e Lorenzo, di Capo Web, per esempio, due a caso che non so se conoscete, nel caso informatevi. Il loro payoff, crescere online con gusto. Potevano semplicemente dire esperti marketing piuttosto che marketing 5.0, siti e la qualunque. Loro con il loro payoff invece hanno giocato sul lato evocativo, ovviamente l'abbiamo fatto insieme, abbiamo ragionato su quello che voleva essere loro spirito, e quindi loro vogliono sì aiutare le persone che si affidano loro a crescere online, ma come lo vogliono fare? Con gusto, quindi con divertimento, senza affogare nel oddio devo fare questo, oddio devo fare quello, oddio, oddio, oddio. No. Elena e Lorenzo si mettono a disposizione in modo gustoso, gustoso. Si riprende sia il discorso del cap, quindi della tazza di web, sia comunque il discorso del gusto, nel senso che non vogliamo morire sotto tutte queste info che ci arrivano appunto dal 5.0. Quindi il payoff, Lisa, ha già compreso. Sono troppo brava. A posto. A posto. Erika De Santis. Sono arrivate. Allora, aspetta un attimo che finisco con Valentina, giusto per dargli povera la chiusa. Allora, Valentina, la luna di zucchero, mi dice, ho tutto in mente ma non riesco a trovare il mio payoff. Benissimo. Se hai tutto in mente significa che hai già fatto un buonissimo lavoro di brainstorming, probabilmente hai già individuato quali sono gli aspetti fondamentali che vuoi che emergano da questo payoff. Non ti resta che trovare le parole giuste, come ci diceva la Fede prima, la nostra Jumping Mama, il più possibile stringato, non necessariamente, però ricordatevi che più è breve, più è memorabile. Se incominciamo a scrivere la Divina Commedia sotto il nostro naming, alla terza riga, magari anche no. Invece cerchiamo di fare 3-5 parole, 6, però deve essere molto dinamico, molto attrattivo, molto empatico, e quindi deve catturare immediatamente. Quindi Vale, se hai già individuato le cose fondamentali che vuoi che emergano dal tuo payoff, inizia a lavorare con le parole, perché le parole sono quelle che poi danno un valore aggiunto nel mixarsi tra loro. Se proprio, 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 proprio non ci arrivi, sì, citofona, manda mail che la Eli ti dà una mano. E quindi questo è per la Vale. Poi, vabbè, chi c'era, Ele? Sì, vogliamo leggere qualcuno prima che passo alle altre? Allora, c'è un Paola po' di roba. Che dice... Si sono svegliate. Sì, esatto. Paola che dice, ciao, ho scelto Paola B. Creazioni. No, ti ho frizzata. Anche se non ho ancora scelto un logo preciso. Allora Ele, io ti chiedo di ripetermi perché in questo okay. momento deve essere passato qualcuno che si è mangiato un pezzo della mia connessione. Ho sentito Elena allora, B, no, mi sono Paola persa, Bologna, l'ho persa, che dice, se me la puoi... ciao, ho scelto Paola B Creazioni, anche se non ho ancora scelto un logo preciso. Ok, quindi mi chiede se ha fatto bene a scegliere già un sì, nome, un naming, sì. un naming. Sì, esatto. Ok, così mi fai una domanda da sfera di cristallo. Allora, così per così ti faccio rispondere direttamente online dalle mie ragazze. Creazioni, quanto va bene? È un po' come le mani di Pina e i piedi di Gena. Creazioni è tanto, tanto, tanto generico. Io, creazioni, gioie, amori, le mani. Però se sei all'inizio, nome e cognome, prima di iniziare così a pastrucchiare, io consiglio sempre di partire con nome e cognome, o comunque solo nome, o nome e cognome puntato, insomma qualcosa che vi permetta poi di evolvere senza stravolgere. E basta. Creazioni è un po' come man-made. Prossima domanda. Poi c'è Alessia che dice, se ho un payoff fatto a mano con amore, ma un logo che adoro, meglio cambiare il payoff comunque?
E me lo chiedi? Certo. Non li voglio più vedere. Adesso facciamo uno screening, io e Elena, e controlliamo tutti i naming con payoff. Il prossimo a mano con amore lo sbattiamo fuori, lo mettiamo dietro alla lavagna sui cecini. Assolutamente cambialo, cambialissimo. Non ti fare più sentire se non l'hai cambiato, eh? Non ti vogliamo più qua. Con amore. Certo. Vai. Ok, Ovviamente dopo con amore, c'erano vari ragazzi. commenti, però ecco, domande non ne vedo. Allora, aspetta, c'è una risposta per Guarda che Virginia. brava la Silvia Bonicelli, creazioni non va. Le mie donne sono sul pezzo. No, ok, per adesso ci siamo. Quindi se vuoi puoi proseguire con le tue domande che avevi, se vuoi, dopo ti aggiorno dopo. Ok, c'ho Letizia che mi dice una cosa stravolgente e io sono emozionatissima perché Letizia, le cose di Le, abbiamo appena un mesetto che stiamo lavorando insieme sugli happy test e lei aveva già un logo, ovviamente aveva un naming, però come spesso accade, mancava un contenuto. Quindi lei fa gioielli macramè, adesso mi picchia perché magari non si dice così, io, eh? Comunque gioielli, ma aveva raggiunto un'identità visiva, aveva creato una color palette, lavorato a questa, ma si era accorta che poi stringendo forse aveva perso di vista quella che era lei, quella che voleva essere. Il suo business, quello che la faceva star bene, quello che la faceva. E quindi si è ritrovata ad avere uno scollamento tra quello che era e quello che appariva. E ora, con mio enorme piacere, mi è arrivata la sua domanda che dice: tenete presente che aveva un logo professionale e un naming, adesso penso. Non so con che strada è arrivata il naming, comunque il logo era già un logo professionale che lei aveva fatto in passato con un'altra professionista. E mi dice: come cercare un nuovo naming? Cosa significa? Che dopo aver iniziato a lavorare con me al contenuto di questo business, lei si è resa conto che c'era uno scollamento totale e quindi ha bisogno, ha sentito il bisogno di abbandonare che cosa? Le cose di le. Come vedete, creazioni, cose, handmade, Pinacrea, le mani piano piano si rivelano per la loro, non voglio dire pochezza perché mi sembra brutto, però per la loro limitatezza probabilmente, il fatto che ad un certo punto non dicano più nulla di voi. Tra l'altro, giusto un aneddoto per dirvi, Letizia ad un certo punto del nostro percorso di consapevolezza, che è il primissimo percorso, che faccio quando parliamo di brand identity, perché prima di brand iniziamo con identity e quindi la consapevolezza di ognuno di voi. Facendo questo percorso, a un certo punto mi è arrivato su WhatsApp un messaggino di Letizia ed era, adesso non ricordo, a Bologna o forse in giro per qualche fiera, e c'era. Le cose di, adesso non ricordo se addirittura era di Leo, le cose di Leti, comunque un nome che era assolutamente simile, identico al suo, e in più faceva gioielli in macramè. Quindi lei me l'ha mandato e mi ha detto: mi sei venuta in mente. Certo, ci credo, ti sarà venuto un brivido di ghiaccio lungo la schiena, perché è importante la vostra unicità, è importante che voi siate coerenti e riconoscibili nella vostra unicità. E non il clone di qualcun altro, non qualcosa che sì, lo sentivo, le cose di le creazioni di P. È un po'. Quindi, Letizia, per tornare a noi, come cercare un nuovo naming? Allora, sicuramente è un lavoro difficilino, molto difficile, però quello che mi sento di consigliare a chi inizia a lavorare su questo discorso è sicuramente fare un brainstorming su quelli che sono i vostri valori, il vostro mood, la vostra categoria merceologica, le vostre sensazioni, e buttare giù, iniziare a buttare giù, proprio a nastro, parole
Aspettate che sto ricevendo. A un certo punto l'aveva visto. Ether, arriviamo, ci ho visto delle domande nuove. Quello che è importante è iniziare a buttare giù tanto, 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 tanto e cercare di lavorare per piccoli step e quindi una serie di parole legate alla vostra vision, una serie di parole legate alla vostra mission, una serie di parole legate a quello che siete, una serie di parole legate alla vostra categoria merceologica e poi iniziare per connessioni creativi col pensiero laterale. Quindi adesso mi viene in mente che stiamo lavorando al naming insieme di Giulia e Giulia si occupa di cucito creativo per bambini, non svelerò Giulia perché non abbiamo ancora terminato, quindi non svelo niente, però era giusto per dire che la sartoria non appartenevano a Giulia, sebbene fosse il suo anche la sartoria creativa, che poteva essere il riassunto di quello che fa. In realtà non la identifica tanto, perché Giulia è una ragazza assolutamente dinamica, frizzante, che fa abiti belli, per bambini che giocano, quindi non ingessati dentro al doppio petto, il pantalone in fustagno e le bambine che quando si muovono, avete presente quelle gonne che rimangono rigide? Lei fa vestiti belli per bambini che vogliono giocare, quindi il nostro naming parla di questo ed è importante anche per voi. Leti, quando vuoi, ma ti dico già, quando finiamo il nostro percorso sull'offerta, sulla strutturazione della nostra offerta, possiamo iniziare a ragionare sul naming. Intanto brainstorming, lasciatevi travolgere dalle parole, proprio le parole, ma siate curiose, non solo le parole che vi appartengono, sfogliate libri, ascoltate canzoni, leggete storielle, filastrocche, romanzi, anche cose che magari possono non... apparentemente non appartenervi, poi magari vi rendete conto che in realtà hanno molto da dire di quello che siete. Perfetto, allora sono andate un po' di domande, adesso ti leggo la prima di Alessia, che ha il classico dubbio che viene a tutte quando devono cambiare. Dovrei buttare una marea di materiale, inteso come bigliettini da visita, card, etichette. Chi se ne frega! Esatto. No, io direi butta, 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 ma perché butti una vecchia te, butti un hobbista, butti un qualcosa che era arrangiato, butti, se hai dei bambini, gira i bigliettini, fateglieli tagliare, faglieli usare come materiale di riciclo e recupero creativo, ma butta, lasciate spazio al nuovo, non abbiate paura di andare oltre, non abbiate paura di fare sul serio e non abbiate paura di cambiare, perché lo dico spesso e ve lo dico anche oggi, se vuoi fare un passo avanti devi accettare di perdere l'equilibrio per un attimo e quindi questa terra sotto che all'improvviso ci manca ci sta indicando che abbiamo alzato il piede per andare avanti, quindi butta tutto, accendi il fuoco, non lo so, della baita di montagna di quest'inverno, ma butta, lanciati. Ok, poi c'è Erika che dice, handmade è ricrea, ho già il logo ma trovo che sia eterno il nome, che ne dite? Handmade è ricrea? È ricrea, sì, esatto, handmade trattino è ricrea. Direi che non mi stai dicendo proprio niente, handmade va bene, sei un'artigiana, è ricrea perché probabilmente ti chiami Erika e crei ovviamente, direi che è scontato, Eri. Io no, non hai un payoff che mi può aiutare un pochettino a capire quanto sei figa e perché dovrei sceglierti, perché poi ragazze, ricordiamo, ragazzi, perché qua c'è qualche uomo adesso, comunque ricordiamoci che una buona brand identity serve a differenziarci, ad essere diverse dalle nostre competitors. Se siamo tutte uguali, handmade, cuore, amore, crea, compassione, cucito creativo tutte quante, ci metto il cuore tutte quante, perché dovrei scegliere te? Cioè, ricordiamoci che la nostra identità dovrebbe parlare prima di noi, ovviamente, e vi parlo di me,
chi viene attratto da me sa che sono un'energica. I miei colori, rosso, nero, bianco, passione, rapidità, energia, forza. Ovviamente se non siete attratte perché probabilmente cercate una professionista che vi segue per quanto riguarda la vostra brand identity, più tranquilla, più soave, allora nei suoi colori troverete, non so, i toni del verde, del salvia, probabilmente vi parla con una voce molto cullante, accudente e tranquilla. Siete addormentate? Oh, stavo scherzando. Quindi è importante differenziarsi, fate venire fuori la vostra essenza, anche nel naming, o se il naming è così come quello di Erika, un pochettino troppo neutro o comunque che non mi dà valore aggiunto reale, lavorate di payoff. Perfetto, poi c'è Erika. Vedo che si sono sbizzarrite, sì. Io vedo continuamente salire domande. C'è Erika che dice, quindi Header Creation fa schifo? No, dai, no, schifissimo, no scherzo. Allora, non c'è niente che fa schifo o meno. Il discorso è che se ti rivolgi ad una professionista, se mi chiedi un parere, io voglio essere onesta con te. Creation, lo vedi che già Creation ne abbiamo beccate tre nel giro di 10 minuti? Prova a scrivere banalmente ovunque creazioni o creation o qualcosa, non ha nessun valore aggiunto distintivo. Quindi non fa schifo, ma io ti inviterei a lavorarci, ti inviterei a approfondire un pochettino. Secondo me sei molto di più di creation. Ok, poi Eleonora che dice, candelando con Ele è scontato o può andare bene? Allora, con Ele lo lascerei stare magari, nel senso che candelando sicuramente mi stai dicendo che fai candele, quindi potrebbe essere una strada valida. Lavora sul payoff, spiegami che tipo di candele, raccontami perché dovrei scegliere le tue candele, cosa mi evocano. Allora, sicuramente con Ele fa un po' mani di pina e piedi di Gina, quindi no. Candelando è assolutamente di tipo descrittivo, quindi identifica appieno una tua categoria merceologica, non è creativissimo, però potrebbe essere che comunque funziona, se magari lavori bene dal punto della tua identità e del saperlo veicolare, magari può funzionare. Stupiscimi un po' col payoff, incuriosiscimi, dammi un valore aggiunto, quello che non esce dal naming, magari lo fai uscire da un buon payoff, che potrebbe essere una valida soluzione. O una soluzione transitoria finché magari il tuo nome lo senti così aderente a te, quindi perché no? Poi abbiamo Doriana che dice, domanda diversa dal tema, io faccio pezzi in ceramica e pensavo di delegare le mie pagine social a terzi, faccio bene? Sì, quindi non riguarda tanto il discorso branding, non però è... Allora, fai bene prima di tutto a me, poi passo la parola anche a Elena che sicuramente avrà il suo consiglio super pro da darti. Per quanto mi riguarda, ti direi assolutamente, prima di affidare, trova una professionista che sia assolutamente in linea con te, ma deve essere proprio amore. Questo io lo dico sempre, sempre in modo trasversale alle mie donne, perché se mi scegliete dovete veramente amarmi oltre ogni cosa, perché per lavorare in sinergia, insieme, non è che vi deve venire, Dio, l'ansia, devo sentire questa, che... Mamma mia, no, deve proprio essere una cosa molto, yeah, la sento, fichissimo, meraviglia, sono contentissima. E lo stesso mi verrebbe da consigliare a te, perché il lavoro, delegare i propri social, significa delegare la propria identità. Quindi è importante che parliate la stessa lingua ed è importante che vi sentiate completamente affini e entusiasti anche nel lavorare insieme, perché comunque è un discorso molto delicato, soprattutto se comunque tu sei un piccolo brand e quindi sei tu
in prima persona, sei tu con la tua faccia che parli o comunque dovresti parlare attraverso i tuoi social. Adesso passo a Ele che ti dà sicuramente il suo consiglio, aggiunge qualcosa sicuro, vai. Vabbè, Ele. Allora, ovviamente sono pienamente d'accordo con Elisa, più che altro perché ovviamente il social media manager, quello che ovviamente ti gestirebbe i social, avrà di suo uno stile, un modo di comunicare. Dopo chiaramente se è bravo saprà adattare il suo stile al tuo e quindi parlare il tuo stesso linguaggio, il tuo stesso appunto modo di comunicare. Però devi fare molta attenzione a scegliere il professionista giusto, come diceva Elisa, perché non tutti sono così bravi a entrare dentro la tua testa e usare il tuo linguaggio, il tuo stile. Il rischio è che dopo la comunicazione si appiattirebbe, perché se dai un'occhiata anche a aziende anche più grandi, quelle che sono gestite da social media manager, il rischio è sempre che più o meno i post si assomiglino tutti, parlano degli stessi argomenti, il linguaggio più o meno è sempre quello. Quindi il rischio è proprio di appiattire la comunicazione, che appunto, come diceva Elisa, per un piccolo brand è la morte, perché la cosa fondamentale della piccola attività è proprio la sua comunicazione originale e personale. Quindi mi raccomando, scegli questa persona con molta molta cura in modo che sia davvero adatta a te. Fine. Esatto, bravissima, esatto. Intanto scusa perché c'ho una dichiarazione d'amore di Giulia, che sta facendo un happy percorso con me, dice: io piangevo se non ti sentivo. Ecco, le sue dichiarazioni che riempiono il cuore. Quindi dovete veramente, veramente instaurare un rapporto di fiducia e amore, direi, con la professionista che scegliete, perché è importantissimo, perché proprio come diceva Elena adesso, la professionista entra dentro il vostro biz e insieme a voi, perché ricordate che è sempre un lavoro a quattro mani, nel senso voi e la professionista, tirate fuori quella che è l'essenza, quella che è l'identità, quello che è il valore aggiunto. Però dovete veramente aprire porta, cuore, pancia alla professionista che scegliete. Quindi sono felice che la Giulia mi ha dichiarato amore così in diretta. Allora, poi c'è Elisa che dice: io sono su Instagram partita come creativa di uncinetto youtuber. Ora da 2 mesi ho aperto un e-commerce di vendita filati. Va bene mantenere lo stesso profilo Instagram visto che fra loro le due cose non sono collegate? Sono collegate? Allora, è partita come youtuber e sì, adesso... È partita come creativa di uncinetto, sì, ma da 2 mesi sì, ha aperto un e-commerce in cui vende filati. Quindi non più le sue creazioni, sostanzialmente, mi pare di aver capito. Ok, le lascio la parola a te, che secondo me sei più... No, io ti direi... No, io direi di no. Ele, dici tu, perché secondo me è importante veicolare alle persone giuste e dal momento in cui un pochino il tuo target è cambiato... rilavorerei alla tua immagine generale, io rivoluzionerei in modo coerente, in modo comunque continuativo quello che sei stata e quello che sei, però lo farei in virtù dell'attuale, di quello che sei ora, e quindi ragionerei per attrarre il tuo cliente, la tua persona ora che non fai più non offri più quel tipo di servizio, ma ne offri un altro, quindi probabilmente un pochettino è cambiato, non rivoluzione, ma ricoordinamento, io direi. Ele, tu cosa dici? Sì, ovviamente sono d'accordo. Ecco, l'unico caso in cui potresti tenerlo è che prima, anche se facevi creazione all'uncinetto, eri seguita al 99% da altre creative. Allora lì magari potrebbe avere senso mantenere lo stesso profilo, ma se chi ti seguiva erano soprattutto persone che acquistavano i tuoi prodotti, chiaro che non è lo stesso target che acquisterà i filati e quindi non ha senso mantenere né lo stesso profilo né, come diceva Elisa, probabilmente lo stesso nome. Ok, poi abbiamo Simona che dice: noi ci chiamiamo le Terre della Torre e facciamo ceramica, forse dovremmo pensare ad un payoff? Assolutamente sì, se il payoff non c'è io lo consiglio sempre, perché comunque le Terre della Torre, io ad esempio ho un brand che è la Torre delle Idee, quindi
In realtà senza payoff sono dei naming e anche il contrario di tutto, nel senso non ci aiutano ad identificarci, quindi assolutamente sì, io consiglio il payoff, consiglio di iniziare a ragionare, iniziare a prendere dimestichezza, quello che potrebbe essere un tratto vostro distintivo, un qualcosa che faccia capire il vostro mood e al solito se poi avete bisogno. Happy payoff e lo facciamo insieme. Quindi sì, iniziate a pensarci, sarebbe un valore aggiunto. Il payoff è assolutamente un valore aggiunto della brand identity che non va assolutamente sottovalutato. Vi permette di identificarvi all'interno della vostra categoria merceologica, ancora una volta su una nicchia specifica. Quindi vi permette di intercettare ed attrarre la vostra persona in modo più diretto. Perché ceramiche, mi hai detto, giusto Ele, fa Sì, ceramiche. sì, Potrebbe sì. essere la qualunque, nel senso che ceramiche super co con rifiniture in oro, con becchi di uccelli e che ne so, stambecchi piuttosto che visi, piuttosto che altro, oppure super modernissime, bianche, secche, pulitissime, immacolate. Cioè, le terre della torre, in realtà non capisco neanche che stiamo parlando di ceramiche, se proprio, proprio, ricordatevi che chi passa. Non è proprio lì perché sta cercando voi. Quindi, se lo vogliamo intercettare ed incuriosire, vale la pena giocarsi tutte le carte che abbiamo a disposizione, quindi payoff compreso, assolutamente sì. Ok, poi abbiamo Simonetta che dice: nel mio logo ho l'immagine di una macchina da cucire, nella seconda riga le coccole di Simonetta, terza riga fatto a mano. Che dici? A mio cugino. Oh, beccata! Simonetta! Allora, nel mio logo mi piace. Vedere. Oh, mi sa che qui. Aspetta. Se mi scegliete, sapete anche che io non caldeggio tanto tipo di rappresentazione. In realtà, con la pena siamo. Sì, Vedo che. che tutto a posto, Sì, e la connessione c'è? Ok, adesso è appena tornata in questo momento. Si era persa. allora vediamo se hanno sentito. Comunque, quello che dicevo è che Simonetta, io sono contraria alle vocazioni di tipo descrittivo, quindi macchina da cucire. Ago e filo, Elena è stata la mia prima rivoluzione grossa che è arrivata con la sua tazzina, ma la vorrai creare? L'ho subito frullata e gli ho detto: guarda qua, abbiamo la nostra tazzina, ma abbiamo cambiato il punto di vista. Tazzina vista dall'alto. E quindi la tazzina c'è, ma noi ribaltiamo i punti di vista. Ecco, questo è quello che piace a me. Quindi la macchina da cucire nel logo. Personalmente non la sceglierei e non la proporrei. Detto questo, coccole di Simonetta era il Coccole di naming. Simonetta, sì. Coccole di Simonetta, non lo so, io per questi naming sono tanto legati al mondo del hobby. Mi viene in mente i mercatini della domenica, le coccole di Simonetta, le mani di Pina, le gioie di Gina e tutte queste cose qui. Io le inizierei a valutare di lasciarle andare. E poi il payoff era handmade, qualcosa. No, mi Fatto a sono persa. mano, terza riga è fatto a mano. No, dai, dimmi qualcosa fai. In tutto ciò usi la macchina da cucire L'abbiamo ripresa di nuovo. per fare. Prova a rispondere a chi ti segue, prova a ragionare in questi termini. Poi puoi anche mandarmi una mail segreta che sentiamo solo io e te. Mi scrivi e mi dici quale valore aggiunto offro alla mia persona attraverso questa macchina da cucire. Prova a pensare in questi termini e vedrai che ne vengono fuori di interessanti e soprattutto non handmade con amore. Basta. Ok, l'ultima domanda di Elisa che diceva: il mio naming mi piace e mi rispecchia, sento che parla di me. L'unica cosa, ho paura che non sia chiaro ciò che realizzo dal naming.
senza dirci però qual è, non riusciamo ad aiutarti. Allora, sicuramente il fatto che tu dichiari che il tuo name ti piace e ti rispecchia è già assolutamente una cosa positiva. Quindi va bene. Ora c'è da capire se ti rispecchia perché sei affezionata. Ci si affeziona al cagnolino, al gattino, ma perché è amore incondizionato, ma quando si parla di business, soprattutto di business che vogliono svoltare, diventare un passo in più, non l'hobby della sera davanti alla TV o il passatempo della domenica, nelle giornate d'inverno, quando in realtà vogliamo monetizzare questo talento e questa nostra passione, il fatto che siamo affezionate ad un naming dovrebbe mettersi da parte e dire: ok, sono affezionata, è stata la mia storia, adesso inizio a far sul serio e ci ragiono in modo professionale, professionale per obiettivi, perché il naming fa parte di quegli obiettivi di brand identity che vanno assolutamente studiati in modo attento e puntuale affinché facciano comunque passare un messaggio. Ogni aspetto della brand identity è lì per far emergere una Devo ripetere. tassello importante del nostro valore, di quello che noi offriamo. Direi che tutto Ok. fermo, non ti sento, ma adesso penso che ci Sì, è sentiranno. che va e viene purtroppo la tua connessione. Elisa ha aggiunto, Scusate. Elisa ha aggiunto mamma con stoffa, payoff, carta modelli per mamme con stoffa. È un po' ridondantino al volo. Mamma con stoffa, Eli mi piace perché mi dà idea di mamma super cool che c'ha stoffa in quel senso. Io te l'ho buttata lì, così, a gratis. Ragionerei proprio sul doppio senso di questa cosa, ragionerei sul valore aggiunto del doppio senso. Mamma con stoffa, payoff, carta modelli per mamme con stoffa, no, no. Ridondante, non dà nessun valore aggiunto. Annoia, l'hai già detto. Lavora bene perché hai. Ci sono cosine interessanti lì da tirare fuori. Dai, Eli, su Eli, non mi deludere. Ok, Allora, direi non che ci dovrei avere siamo. Io altre volevo domande. solo. Se non arrivano domande, io ne approfitto per farvi un po' una chiusa che riguarda gli aspetti che compongono una brand identity. In modo che a seconda del punto in cui siate, vi possiate riconoscere all'interno di questo percorso. Vai Eli, ho visto che ci ha risposto. Allora, sicuramente se siete qui è perché volete, tutto bene, perché nel frattempo mi stanno succedendo cose, dite se mi sentite. Allora, se siete qui è perché volete fare un salto di qualità, sicuramente passare dall'hobby, dal semplice hobby di questi talenti che avete più o meno monetizzato, al monetizzarli in modo serio e quindi farli emergere. Quindi, primo step: Mi sa che l'abbiamo riperso un individuare attimo. quali sono i vostri talenti. Talenti. No, Eh sì, no, sei saltata un attimo. niente. Oh, ricomincia. Primo C'ho una step. connessione. Ok, il primo step è individuare i vostri talenti e unirli alle vostre aspirazioni, perché il talento da solo non è sufficiente. Per arrivare a degli obiettivi è fondamentale costruire un percorso, quindi piccoli step di un percorso. Quindi talento, aspirazione, quello a cui voglio tendere. Non dico 10 anni, 5 anni, come fanno le guru, che devi farti un plan. No, iniziamo per piccoli step. Iniziamo a dire da qua a 6 mesi, da qua a un anno, diamoci un'idea, diamoci un valore che sia misurabile, raggiungibile, non vorrei sfondare nel mondo della moda alta moda. Un attimo, andiamo per piccoli step misurabili e raggiungibili, perché poi raggiungere uno step ci gasa a tal punto a dire ce l'ho fatta e quindi punto allo step successivo. Quindi consapevolezza. Focus su chi siete, cosa fate. Quindi, secondo punto fondamentale, categoria merceologica. All'interno della grande categoria merceologica cercate di settorializzare less is more, less is the new black. Less non inteso in meno,
ma inteso in meglio, cercate di essere super pro della vostra nicchia. Inutile fare tende, cuscini, bavaglini, copertine, sacchetti Nanna, set asilo. Perché? Perché ce ne sono miliardi di miliardi di miliardi come voi, e magari anche più brave di voi. Se iniziate a stringere, stringere, stringere e diventare le super pro che fanno abbigliamento per cani piuttosto che si asciugano in un secondo e mezzo e tu non ti sei neanche accorta che hai dovuto lavare, iniziate a prendere una fetta di mercato che vi riconoscerà in quella particolarità. Quindi, categoria merceologica, offerta. Strutturare una offerta. Questo è un processo che all'interno di ogni business può essere anche rivisto più e più volte. Elena, nella dimostrazione. Nel tempo l'offerta può variare, restando coerente a quella che è la vostra mission, quella che è la vostra vision. Nel tempo l'offerta va modulata e rivista. Cambia il tempo, il periodo proprio in cui ci poniamo, cambiano le tendenze, cambiamo noi. Quindi l'offerta cambia insieme a noi, restando sempre coerente a quello che siamo noi. Quindi, altro aspetto che possiamo vedere insieme è la struttura della nostra offerta. Una volta che abbiamo stabilito chi siamo, a chi ci rivolgiamo, qual è la nostra offerta, quali sono i nostri talenti, la nostra aspirazione, allora sì che abbiamo creato il contenuto e possiamo finalmente occuparci del contenitore e quindi creare la nostra visibilità online che passa da naming, e mi viene in mente l'esempio che vi ho fatto di Letizia: aveva un logo, aveva un naming, aveva una palette, aveva tutto, ma non aveva il centro della sua essenza. Quindi, prima il centro, quello che ci siamo detti finora, dopodiché si passa a mostrarla. Prima il negozio va allestito, poi iniziamo a pulire le vetrine, a mettere l'insegna, a mettere le luci, a mettere il cartello su strada. Ma se mettiamo cartello, quanto pipipipipi, ma il negozio fa schifo. Possiamo essere anche in Piazza del Duomo, ma che sì, passano e dicono: che coraggio! Il punto, quando il contenuto c'è, naming, usiamolo bene, payoff, usiamolo benissimo, palette, color palette, logo, il logo che ci precede, il logo che parla di noi ancora prima che apriamo bocca, fondamentale. E dopo aver strutturato quella che è la nostra immagine visiva, passiamo a raccontarla. Raccontarla. E dove la raccontiamo? Prima di tutto sui nostri canali. E quindi sito in cui Elena è una pro, newsletter, fondamentale arrivare con cadenza, con regolarità. E ancora una volta Elena è una pro in questo. Tutto questo aspetto di supporto è poi fondamento, perché casa nostra è come avere una casa di proprietà, il nostro sito, e la casa al mare che affitti, oggi c'è, domani non c'è, tutti i social. Sia nella casa al mare che nella casa di proprietà vige la regola generale della coerenza, della brand identity coordinata. Ovviamente curiamo casa nostra, curiamo il nostro giardino, tutto quello che riguarda. E in questo ed Elena, l'esperta, Elena e Lorenzo, che ci aiutano a strutturare la nostra presenza online in modo veramente ben fatto, e quindi SEO, tutto quello che riguarda quell'aspetto, dove sei, Elena, di qua, tutto quell'aspetto super analitico che riguarda appunto il posizionamento, l'esserci in modo, non esserci per esserci, ma esserci per funzionare, e quindi Ele, e tutto ciò fa parte di una coerenza di brand identity, e quindi dai talenti all'offerta, al perché, al cosa, alla categoria, alla colori, a tutto. Tutto parla di noi ancora prima che noi apriamo bocca. Mi è perso di nuovo. Nel senso che in tutta questa parte dei brand identity vi posso aiutare io a seconda dello step in cui vi sentite, per tutto quello che riguarda appunto la presenza social, presenza online, sito, newsletter, vi può aiutare Elena. E
quindi questo era per farvi capire che il nostro contributo alla fine raccoglie un ampio spettro di quello che può servirvi per funzionare nel mondo digitale 5.0, appunto. O 6, ormai sarà scattato il 6.0, siamo quasi alle 4. Ah, alle 4! Vedi che alla fine... Alla fine siamo andate, avevamo detto, ah, ragazzi, adesso quelle estive le facciamo mezz'ora secca. Non con me, non funziona. Non sono riuscita. Ok, riusciamo a fare un'ultima domanda, se no passiamo alla chiusura, cosa preferisci? Tu che vai, dai, non possiamo lasciarla, c'ho i miei due figli col marito, secondo me lo trovo legato a qualche albero in pineta, ma tutto bene, poi vi aggiorno nelle storie, se venite a seguirmi che vi dico a che punto sono. Vai! Allora, Ceramica Arte De Rosa chiede, io mi porto dietro questo nome talmente scontato, vorrei cambiarlo ma non saprei da dove iniziare, a parte ovviamente il percorso con Elisa. Meglio di così, guarda, anche che ha tutto il... vorrei cambiarlo. Allora, sicuramente il primissimo step è pensare a tutte quelle parole che fanno parte del tuo mondo e che vorresti facessero parte anche del mondo di chi si rivolge a te. E quindi inizia con un brainstorming di parole. Alla fine il naming è un lavoro molto, molto strong. Giulia, se ancora qua, può confermarlo. Molto molto introspettivo, ma anche molto molto creativo, nel senso che non basta la parola tipo ceramic art, è la parola inventata, la parola magari inusuale, in realtà ti sta... L'abbiamo persa? Sì, l'abbiamo persa, un secondo che la ribecchiamo. Stretto perché ho riperso la connessione, sì. Di nuovo. Esatto. Allora, ah. Ele, secondo me il web ci sta dicendo mandatela via, perché mi sa che mi sono rifrizzata un'altra volta, perché ti ho visto bloccata e mi sa che sì, questa connessione ci sta giocando. Allora, sicuramente non so quanto si è sentito, comunque il mio consiglio è iniziare a ragionare di parole anche non direttamente connesse, ma iniziare a far frullare le idee, far frullare idee, far frullare parole. Questo è il mio primissimo consiglio. Ragionate. Ecco, guarda Giulia che sta già dicendo: confermo tutto, arriverà un'altra mail con altre parole. Molto bene, super parole. Va bene, se non c'è altro, possiamo passare ai saluti e alle conclusioni. Posso andare a salvare mio marito? Sì, esatto. Che bella vita quella delle mamme. Ok, allora. Ok, ragazze, io vi ringrazio tutte. Grazie a Ele di avermi, come al solito, ospitata per il nostro appuntamento mensile. Ok, allora io passo a chiudere ricordandovi che a quelle di voi che hanno qualche problema con i post sui social, che oggi chiudono, diciamo che si chiude, diciamo, l'offerta del prezzo scontato del corso Super Post. Quindi se aveste ancora qualche dubbio, accorrete oggi che dopo finisce. Basta, questa è l'unica cosa di pubblicità. Quindi allora passiamo ai saluti. Allora, grazie mille ancora a Elisa per essere venuta al nostro Brand Day. Ovviamente continueremo a farne anche nei prossimi mesi, con però la pausa estiva, quindi adesso valuteremo quanti farne prossimamente. E noi però, io continuo ancora almeno per tutto giugno, sicuramente continuiamo a fare le live, quindi ci rivediamo noi giovedì prossimo, che ci sarà anche un ospite speciale, un avvocato, quindi cioè avrete un sacco di domande da farle su policy, GDPR, contratti, cosa legale, cosa no, eccetera. Quindi vi aspetto la settimana prossima, grazie ancora Elisa e a presto. Lasciamogli i miei contatti, sì. Chi ha preso coraggio e vuole scrivermi, eccoli solo per qua. Pipe toste, esatto, o per mamme con stoppa, per riprendere oggi un naming di oggi. Ok, allora contattate Elisa qua sotto, altrimenti la trovate anche sul nostro sito di Acapofweb se voleste vedere il portfolio o cose di questo tipo, altrimenti appunto il suo canale Instagram, che lo segue molto anche con le stories, così, quindi vi consiglio comunque di seguirlo perché è anche molto divertente, oltre che utile. Grazie, Ele, grazie. Ok, allora ci vediamo la settimana prossima, ciao Elisa e ciao a tutte. Ciao, ciao Ele, ciao. Un abbraccio a tutte.